Allora, questa question time riguarda la gestione del Cotral da un punto di vista manutentivo. È cronaca di tutti i giorni che il Cotral è caratterizzato da numerosi disservizi, dal salto delle corse a incidenti che capitano frequentemente, a incendi addirittura sugli autobus, pannelli che si staccano all'interno degli autobus mettendo in pericolo la vita dei viaggiatori, incendi che ultimamente, nei primi di aprile a Tivoli, in cui l'autista addirittura è dovuto intervenire facendo scendere i viaggiatori all'ultimo minuto, quindi mettendo ancora a rischio la vita degli stessi viaggiatori, prendendo fuoco l'autobus stesso mentre era in viaggio, autobus ancora in fuoco sempre a marzo, autobus che vanno fuori strada, quindi una cronaca che ci racconta una pessima gestione di Cotral che è stata già ampiamente affrontata in un consiglio straordinario dei rifiuti. Tutto questo potrebbe essere riconducibile ad una manutenzione carente. Di fatto è stata smantellata all'interno di Cotral la manutenzione ordinaria strutturata al posto di una manutenzione effettuata all'occorrenza, quando serve. È stata effettuata, diciamo, nel tempo una chiusura di numerose officine interne, molto efficienti come quella di Latina, tenuto conto del fatto poi che Cotral ha a disposizione e ha in locazione ben 64 immobili su tutto il territorio regionale, 64 immobili tra officine, depositi, magazzini e uffici, tutto questo per affidare completamente la manutenzione ad officine esterne, con costi che sono enormemente lievitati a partire dal 2013. Dai dati di bilancio si evince che nel biennio 2014-2015 la manutenzione è costata 473 milioni di euro alle tasche dei cittadini laziali e alla Regione Lazio, con manutenzione, dicevo appunto, affidata in maniera diretta, senza procedura di evidenza pubblica, senza rispetto dei principi di trasparenza, equità ed imparzialità. E questo chiaramente costi lievitati a fronte invece di un servizio che è sempre più carente. Addirittura si parla di una riduzione dei chilometri vettura rispetto al contratto di servizio, che sono passati da 80 milioni a circa 75 milioni, sempre in base ai dati di bilancio 2014. E ad una perdita totale del numero di autobus della flotta Cotral di 53 autobus dal 2011 al 2014. Di questi 53 autobus, ben 27 sono stati persi perché è avvenuto un incendio. E questo potrebbe essere benissimo riconducibile a scelte tecniche gestionali errate, che possono innescare una maggior causa di incendi all'interno degli autobus, come il fatto che non avvengono controlli sistematici nel sistema di raffreddamento degli autobus, non avviene una pulizia adeguata del vano motore e dei sistemi radianti. Fonti interne ci dicono che esistono e avvengono moltissimi guasti al motore, una sistematica rottura dei basamenti, in oltre il 50% di casi di revisione del motore, un fortissimo incremento di revisione dei cambi automatici, questioni peraltro già sollevate dal nostro gruppo consigliare con un'altra question time e un esposto per appunto quanto riguarda i cambi automatici. La mia question time, la question time che sottopongo all'assessore in aula, riguarda nello specifico un bando di gara, il bando di gara numero 12 del 2015, per un importo complessivo di 1 milione di euro, e che riguarda la fornitura di lubrificanti a tutta la flotta Cotral, con la previsione di comprare un olio motore unificato per tutta la flotta. Nel bando si legge che Cotral chiede un olio con delle specifiche tecniche cosiddette ACEA, E4, EO e 6, oppure E7, EO e 9. A questo punto la stazione appaltante può acquisire alternativamente un prodotto a sua scelta, che sia E4, oppure E6, oppure E7, oppure soltanto E9, con una scelta, appunto, dicevo, che è arbitraria, rimessa solo all'appaltatore, come è stato anche chiarito con dei quesiti sul sito Cotral fatti appunto da un partecipante alla gara d'appalto, fatti da Cotral rispetto a un quesito posto da un partecipante. Risulta da acquistare un olio motore, un prodotto particolare che è il 5W30 con specifiche 4 e 7, che abbia anche un'approvazione particolare. E che abbia appunto un'approvazione particolare chiamata MAN. Ora, diciamo, il nodo centrale della question time è che questo olio motore, che viene acquistato senza una specifica chiara
nel bando, perché chi partecipa all'appalto può acquistare un olio motore a sua scelta e a seconda dell'olio motore che sceglie, questo non è adatto a tutta la flotta, anzi ci sono alcuni autobus che, per cui è fortemente sconsigliato una certa tipologia di olio e possono viaggiare solo con un certo olio, che è l'olio E6, con una specifica CEA E6, e in particolare sono gli autobus Temsa Safari, di cui due sono stati due di questi autobus recentemente sono stati, hanno avuto un incendio nel vano motore. Quindi insomma ci sono moltissimi motivi per ritenere che queste scelte tecniche che sono state fatte all'interno del Cotral, in particolare per quanto riguarda questo bando, possano concorrere, essere una concausa a quello che sta succedendo a moltissimi autobus della flotta Cotral, che vengono persi con notevole dispendio di soldi pubblici, e non solo, perché la cosa più grave è che si mette a rischio la vita dei viaggiatori sugli autobus. Ricordo che questo capitolato d'appalto nasce nella precedente gestione Cotral nel 2014, eppure la nuova gestione Cotral non ha fatto niente per cambiarlo. Quindi io a questo punto chiedo all'assessore Civita se si reputi che la flotta Cotral adoperi a tutt'oggi un carburante non adeguato, un olio non adeguato tecnicamente, e se questo possa avere una valenza casuale o concasuale sui numerosi incidenti occorsi negli ultimi anni su molti mezzi Cotral, se fosse positiva la risposta, quindi se fosse vero che questa ipotesi esista appunto un nesso tra questi, un olio che non è adatto ai motori, ma questo tecnicamente è facile vincerlo da capitolati d'appalto, se intenda porre fine a tutte quelle che sono gravi anomalie segnalate in questo bando, esercitando il controllo analogo che la Regione Lazio è deputata e obbligata a fare su una società come la Cotral S.p.A., 100% di proprietà della Regione Lazio. Grazie. Do la parola all'assessore.